Lazzaro ha battuto la Meritese 4-2, ne parliamo con il mister locale Ciccio Enrico. Buonasera, sì, una bella partita, giustamente c'erano motivazioni diverse dove i ragazzi terribili, come li chiamo io, del merito, ormai tranquilli alla classifica, ottenuto una salvezza in anticipo, come meritatamente in anticipo, come ripeto. Invece noi siamo in cerca di vittorie per raggiungere un posto dei playoff, quindi la differenza l'ha fatto solo le motivazioni. Ho visto una Meritese, come ormai so, ben messa in campo, guidata da un ottimo mister Tripodi, dei ragazzi che sicuramente avranno un futuro come fuori quota, veramente secondo me a livelli buoni in categorie superiori. Un bel campionato quello della Lazzaro, anche oggi ha fatto una grossa partita, ma ancora mancano due giornate. Sì, abbiamo fatto una partita determinata dove abbiamo voluto la vittoria a tutti i costi, giustamente per, ripeto, per una classifica importante, per non avere il distacco di 10 punti dal Melicucco. Niente, restano due partite, ora andiamo a Polistena dove sarà la partita dove determina effettivamente il nostro passaggio ai playoff. Cercheremo di raggiungere il miglior risultato possibile, poi il campo che darà ragione meno a noi o al Polistena. Noi cercheremo di fare di tutto come stiamo facendo fino adesso, meritandoci il terzo posto, che dall'inizio del campionato che siamo ai vertici della classifica, meritatamente dico pure. Capitan Vincenzino Zaccone, 22 reti, goleador del campionato, ma ha avuto almeno 6-7 palle gol oggi. 6-7 diciamo che sono poche. La partita, come avete ben visto, è stata un po' complicata. Abbiamo preso 3 gol nel primo tempo, poi il secondo tempo non c'è stata storia, però purtroppo non abbiamo più obiettivi, la salvezza è raggiunta. La vetta è abbastanza lontana, quindi diciamo l'unico obiettivo mio e anche della squadra è quello di vincere la classifica marcatori. Cosa ci puoi dire a proposito delle fake news e delle bufale sul tuo passaggio nel campionato di eccellenza e quantomeno in quello di promozione? No, non vado da nessuna parte. Se faremo la prima con la Meritese rimarrò, altrimenti poi si vedrà, ma io voglio rimanere in questa squadra.